Sarà un contenitore ricco di cultura, musica, spettacolo e solidarietà. Il presidente dell'associazione Grillo d'Oro l'ha descritta così la 25esima edizione della Festa Nazionale del Maestro, che quest'anno si trasferisce a Fano. Venerdì 1 luglio il Teatro della Fortuna ospiterà l'evento, che ha l'obiettivo di ringraziare le persone che sono un vero esempio di valori positivi. Dalla senatrice Liliana Segre allo psicologo Silvio Cattarina della cooperativa sociale L'Imprevisto. Gli altri premiati sono l'associazione Carlo Urbani, Annibale Giannarelli, vincitore di The Voice Senior e voce della colonna sonora del film Lo chiamavano Trinità, e poi Mirella Moretti, che ha pubblicato la storia di Liliana Segre e della sua stellina, Virgilio Benvenuti, memoria della mamma Valentina licenziata dalla scuola in cui insegnava a causa delle leggi razziali, Romina Alesiani, presidente dell'associazione AESPOD che si occupa di disabilità e di inclusione sociale, e l'associazione Piccola Biblioteca Gratuita. Durante la serata verranno premiati anche 5 ragazzi nell'ambito del concorso Una città per cantare. Avremo i maestri di vita, parte molto integrante e fondamentale dello spettacolo. Avremo chiaramente il coro del Grillo d'Oro, diretta da Gabriele Foschi, dove si canteranno le canzoni inedite dei temi del concorso di Una città per cantare, che l'Associazione Culturale Grillo d'Oro ogni anno distribuisce e informa le scuole nazionali per le tematiche che l'associazione e i soci decidono di affrontare. Quindi abbiamo maestri di vita, abbiamo le canzoni, abbiamo la beneficenza, che è legata quest'anno a una scuola di musica a Gerusalemme, che riesce a unire in questa scuola a Gerusalemme tutte le religioni presenti sul territorio in modo umano, perché chiaramente Gerusalemme, territorio caldo dove ci sono conflitti in ogni momento, riuscire ad avere una scuola che insegna della musica a tutti è sinceramente un qualcosa di strepitoso. Quindi vi aspettiamo 21:15, 1 luglio a Fano.